Sempre per onore all'ospitalità, chiamerei, sì, la Maria Elena sul palco, Maria Elena Leone, Teatro del Mare di Taranto, che anche lei regista. Ah, voglio dire, scusa, che l'Elena è una psicologa. No, l'Elena Pasqualone. Maria Elena invece è una regista, autrice e attrice di teatro, si occupa di regia e di drammaturgia e appunto ha portato a Modena lo spettacolo Il Volto l'altra sera con la compagnia degli attori che è dovuta ripartire subito. Lei è rimasta, ci vuole parlare del teatro, il teatro per guarire la normalità, dalla normalità. Vuoi? Sì, te lo rimetto qua. Ok, perfetto, va bene così. Mi pare che le cose che ho da dire su questi punti non siano assolutamente, non sia più assolutamente possibile da dire. Ci vorrebbe forse uno scontro, lo scontro vero. Mi sono vista ancora una volta in una sala davanti a persone che sono venute ad assistere ad uno spettacolo e giunto al momento di iniziare, lo spettacolo non mi è sembrato possibile. È tutto. Avrei dovuto dire, o dovrei dire, che voi siete di troppo qui e che io sono di troppo davanti a voi, a questo posto, come una specie di oratore ibrido, per strada, davanti a una barricata, non sarei certo di troppo, e d'altronde, poco o molto, siete tutti colpevoli dell'incrostazione delle istituzioni attuali, avendo tutti qualcosa da proteggere, conservare o salvare. Bene, con queste parole Antonin Artaud si congedò dalla tragica serata al Vieux Colombier, spargendo fogli contro la letteratura, contro il teatro, contro l'arte, contro la politica, contro il mondo, contro gli esseri umani, contro la difficoltà del linguaggio ad entrare intimamente nel cuore delle cose. Il teatro, quindi, per il folle Artaud era un modo per colmare una distanza, la distanza tra le cose, il reale, la realtà e le parole. Quindi per Artaud era necessario, perché si potesse parlare di teatro, uscire dopo lo spettacolo sconvolti, non per aver assistito alla verosimiglianza di un'azione, ma per aver vissuto parti della propria stessa esistenza, per essere stati colpiti nel profondo e condotti dall'altra parte delle cose. Bene, ho iniziato 4 anni fa, dopo 20 anni di teatro, un laboratorio di formazione teatrale presso il Centro Diurno Maria Denghien di Taranto, gestito dalla cooperativa Seriana 2000 di Cesenatico, quindi da queste parti. E quando sono arrivata, era la prima esperienza per me, e non sapevo che cosa sarebbe successo, ma sapevo perfettamente che qualunque cosa fosse stato sarebbe dovuto scaturire da un incontro. Ebbene, quegli incontri sono avvenuti lentamente, ci si guardava, ci si annusava, si era sospettosi, era complicato e bello allo stesso tempo, però poi quegli sguardi, quel bisogno di vedersi, di prendersi per mano, mi ha fatto capire che era importante a quel punto preparare un terreno che potesse accogliere un nostro incontro, una relazione profonda tra me, regista teatrale, e le persone che frequentavano questo centro diurno. Bene, l'incontro c'è stato e quasi subito ho capito che
era possibile fare teatro nel centro diurno, senza fare concessioni a nessuno, senza dover limitare o adattare il teatro a non so neanche bene che cosa. Mi sono trovata lì e ho capito che, dopo aver superato ovviamente una prima fase di contraddittorio, no? Nella quale pensavo, va bene, ok, adesso offro a queste persone la possibilità di riscatto, il teatro che diventa strumento con il quale loro possono rivendicare la propria dignità, la propria libertà, il proprio bisogno di dire, di esprimere al mondo il proprio pensiero sulle cose, la propria visione sul mondo. Superata questa prima parte, poi ho capito che invece la ricerca doveva procedere senza restituire e non attraverso la restituzione del proprio vissuto di queste persone, perché il teatro prevede una differenza abissale tra raccontare se stessi e raccontare attraverso se stessi. È molto forte questa differenza, è emblematica per il lavoro e per la grammatica teatrale. Quindi il vissuto raccontato durante gli incontri, durante questi setting, raccontato, scritto, letto, schiacciato, allontanato, fino al punto in cui era necessario poi prenderlo con le mani, allontanarlo dal quotidiano, questo vissuto, per illuminarlo fino all'essenziale attraverso la capacità che abbiamo di immaginare. Alla fine del viaggio, e quindi di questo nostro viaggio insieme, ci siamo ritrovati diversi, perché quel racconto, quel vissuto pieno di dolore era diverso, era lontano, ognuno di noi poteva vederlo in un punto, da un punto all'esterno, e quindi quella cosa finalmente ci apparteneva, perché eravamo stati in grado di trasformarla in materia creativa, in metafore poetiche. "1749, il paradosso sull'attore". Diderot dice: il teatro diviene un'arma da combattimento, il palcoscenico l'unico luogo nel quale siano presenti fautori dell'onestà e della virtù. Certamente però vi è poco da aspettarsi dagli attori come sono attualmente. La loro scelta delle opere dettate dalla preoccupazione di piacere li dispongono più a corrompere o meglio a riflettere i costumi che non a migliorarli e a trasformarli. Il teatro così com'era, e cioè un divertimento frivolo, portò Diderot a dichiarare l'urgenza di una riforma del teatro che, chiudendo con il teatro di corte corrotto e artificioso, proponesse un teatro a scapito delle buone maniere, spontaneo e vero. Riflettete un momento su ciò che significa essere veri a teatro. Vuol dire mostrare le cose come sono in natura, niente affatto. Il vero in questo senso non sarebbe altro che il consueto. E allora che cos'è il vero sulla scena? È la conformità delle azioni, dei discorsi, della voce, dei movimenti e dei gesti alla capacità di immaginare che all'uomo. Ecco la meraviglia, quella che i greci chiamavano atanatizein, l'unica cosa per la quale valesse la pena di vivere, la capacità di stupire, di stupirsi, la meraviglia. Beh, allora vi racconto quando, alla fine della prima rappresentazione teatrale fatta a conclusione del primo anno di formazione con i ragazzi, ricordo che a sipario chiuso e a luci spente, io mi aggiravo tra le poltrone della sala e della platea, c'erano ancora degli spettatori seduti, e sentii delle riflessioni, delle frasi. Una mi colpì in particolare: sembrano persone normali. E allora pensai, ancora una volta, no? Questo mi indusse a pensare di dover combattere, di dover iniziare una lotta, che questo fosse assurdo, no? Perché questa frase ti dà l'idea completa di che cosa sia lo stigma, di che cos'è
l'esclusione, di quanto sia grande il dolore dell'essere, del sentirsi esclusi. Però poi ho anche pensato che questa frase ci dà il segno di quanto potente sia lo strumento del teatro nel far vacillare e crollare a pie pari un sistema di convinzioni e di pregiudizi nel giro forse di 40 minuti, perché quella prima rappresentazione durò 40 minuti, era la prima rappresentazione. E allora ho detto, forse la strada è questa, se davvero il teatro è ciò che accade tra l'attore e lo spettatore, se davvero il teatro è uno strumento di visione, di previsione sul mondo, allora il teatro, oltre ad offrirci questa chiave di lettura sul mondo, ci dà anche la possibilità di trasformarlo il mondo. Perché quel dire sembrano persone normali significa che io vado fuori da lì e brechtianamente, come se avessi ricevuto una tegola sulla testa, mi accorgo che esiste un punto di vista diverso sulle cose, sulle persone, e lì cambia la relazione. È chiaro che poi le conclusioni di queste esperienze sono sotto gli occhi di tutti coloro che intendono usare gli occhi come strumenti di conoscenza, e quindi certo persone esperte e in grado di poter valutare queste cose. Io vivo insieme a loro, credo. L'altro ieri eravamo dietro le quinte prima dello spettacolo e a un certo punto pensavo, quando eravamo mano nella mano, che la mia vita, non come regista teatrale, ma proprio come Maria Elena Leone, non può prescindere più ormai dalla vita con Massimo, Elvira, Elisa, Carlo, Rodolfo. La loro vita e la mia sono mischiate insieme, siamo una famiglia, è vero quello che si diceva prima, ma una famiglia proprio nel senso più vero e più profondo del termine. Allora vorrei solo concludere, avevo portato altre cose da leggere, ma chiaramente lascio spazio e sentivo prima e sento spesso dire nei luoghi chiamati del disagio, dove si fanno attività ricreative e culturali, che ma siamo un gruppo di operatori, però non facciamo teatro, perché il teatro è una cosa seria. Allora vorrei ricordare una cosa, che nell'antica Grecia le grandi Dionisi erano un festival teatrale più importante dell'antica Grecia, era organizzato dall'Arconte Eponimo, che era la più alta carica della magistratura. Beh, venivano dati anche degli oboli alle persone meno abbienti perché prendessero parte alle prove dello spettacolo. La popolazione tutta doveva scendere in piazza a prendere parte alle prove, perché il teatro era uno strumento per oggettivare il reale, era un luogo dove parlare dei problemi e di risolverli insieme. Il teatro era uno strumento che garantiva la libertà e la democrazia di un popolo. Interroghiamoci su questo, nel modo più assoluto, Rosa. Tu dicevi l'altra prima, no? All'inizio del discorso, da un punto di vista politico dobbiamo ripigliarci, no? E in qualche modo la cultura, se la cultura è immaginare il nuovo rispetto all'esistente, non possiamo non considerare la grande riforma teatrale dei grandi maestri del Novecento, che hanno rivoluzionato la cultura, ma facendo che cosa? Cercando di ridare al teatro la sua essenza originaria, e cioè quella di essere ciò che dà spessore e senso al vivere quotidiano di ogni individuo. Grazie.